Buongiorno, oggi vedremo la sostituzione della pompa d'acqua salata che è volgarmente chiamata girante. Perché? Perché gira, pensa un po'. Allora, questo è il kit originale all'interno del quale troviamo questo, troviamo un fantastico user manual, la famosa girante. Questa funziona così e all'interno è attaccata un alberino, questo alberino ruotando ruota la girante, che cosa fa? Ciuccia acqua salata dal mare, dalla presa mare di qua, e dall'altro lato la sputa spingendola, ruotando, no? E quindi appunto girando fa da pompa. E due guarnizioni, ok? Questa è sempre buona cosa tenerne una di scorta, mi sono dimenticato, all'interno della confezione c'è anche un lubrificante che è ottimo per lubrificare, diciamo, la parte di contatto della girante sulla superficie e anche il bordo delle guarnizioni quando andremo a metterle. È importante utilizzare un lubrificante come questo qua di glicerina e non roba a base di petrolio, perché è sconsigliatissima sulla zona di attrito, diciamo, tra plastica e metallo. Dove si trova la girante? Andiamo a vedere. Si trova qui, questa è la nostra girante, dietro questo coperchio. Questa ossidazione che si vede è una porcheria, siccome la barca non è nuova è dovuta al fatto che non si fa un trattamento preventivo nel tempo. Va molto bene per questi tipi di ossidazione, per prevenirli, non per curarli, utilizzo del WD-40, cioè proprio questa robaccia qua. Questo va benissimo per da spruzzargli sopra le superfici in questo modo e con uno straccetto andiamo a pulirlo. Lascia una patina oleosa, che una leggera patina oleosa che va a protezione, diciamo, di tutto quello che bagna. È una prassi che si utilizza molto anche nei fuoribordo quando fanno il rimessaggio invernale. Prima gli si dà una spruzzatina di WD-40, mantiene al sicuro, diciamo, i metalli dalla corrosione dovuta al sale, umidità e varie delicatezze. Niente, quindi questa è la girante. Rimuoviamo, prima cosa, chiudere la presa mare, perché è un accesso diretto di acqua, quindi se andiamo a rimuovere i tappi e non abbiamo chiuso la presa mare, il rischio qual è? Che affonda la barca. Perché? Perché entra acqua. Poi, una volta chiusa la presa mare, rimuoveremo questi bulloncini, toglieremo il tappino, rimuoveremo la girante vecchia e inseriremo quella nuova. È un'operazione che è importante imparare a fare, perché può capitare che si rompa la girante in mare e ci troviamo senza motore perché non riusciamo a raffreddarlo. Se lei non lavora, non raffredda il motore e quindi lo bruciamo. Importante saperlo fare anche mentre si va. Quindi si deve spegnere il motore, si fa l'operazione e si può accendere in sicurezza, perché è una cosa che potrebbe capitare. Tocchiamo ferro, legno, tutto quello che volete. Ecco, allora, stiamo svitando le vitine. Una cosa importante è sempre buona norma della meccanica quando abbiamo una situazione di questo genere, quindi abbiamo una situazione, chiamiamo stellare, delle viti, quindi proprio messe in un perimetro, è buona cosa allentare le viti in pari, quindi non svitare completamente una vite mentre le altre sono tutte serrate, ma andare ruotando, svitare un pochino una, un pochino l'altra. Questo perché? Perché ovviamente sono, essendo molto serrate, questa è una piattina di ottone e rischiamo di stortarla leggermente, parliamo di decimi, allentando tutta una vite e non le altre, quindi cerchiamo di svitarle in piano, lentamente. Mentre le svitiamo abbiamo messo degli stracci, ovviamente, perché qua è la girante è piena d'acqua e anche questo tubo qua, che è il tubo che va alla presa a mare, è pieno d'acqua, quindi un qualcosa di acqua salata ce la tireremo in barca per forza. Quindi, per prevenire sempre di conciare le sentine da sbatter via e bagnare tutto con l'acqua salata, mettiamo degli straccetti e abbiamo risolto il problema. Ed ecco l'interno della girante. Come vedete, premetto che noi la barca l'abbiamo presa a ottobre, quindi è poco che l'abbiamo e li stiamo facendo un tagliando adesso, il suo primo tagliando, e come si può vedere, insomma, è abbastanza vuncia. Non so io da quanto tempo non l'abbiano cambiata.
Comunque guardate la forma come è messa la girante. Questa è da memorizzare. Ricordatevi sempre, quando smontate la girante, di guardare in il senso di rotazione. Qui è evidente che la girante ruota in senso orario e non in senso antiorario. Perché? Perché questa lamella, che è quella piegata, è piegata proprio nel senso della rotazione. Ricordiamoci, perché dopo, quando andremo a montare la girante nuova, bisognerà infilarla ruotandola in senso orario, in modo che vada ad aderire perfettamente come questa. Togliamo la girante, diamo una bella pulita e montiamo quella nuova. Allora, abbiamo aperto il grasso, andiamo a mettercelo un pochino sulle dita e andiamo a metterlo sul bordo dove andrà la guarnizione. Questo è comodissimo anche perché, quando la guarnizione, essendo di carta, va ad aderire, ci rimarrà incollata. Ecco fatto. Un pochino qua, un pochino, ma poco all'interno, così. Questa è la nuova girante, andremo a metterne un pochino anche sulle alette. Che sia un po' lubrificata. Bene, possiamo andare a inserire la girante, come? Ruotandola in senso orario, così, e andare a trovare la sede, tac, si spinge bene dentro nel suo alloggiamento, deve essere bella in pari, ecco fatto, così siamo sicuri che andrà ad aderire. Mettiamo ancora adesso un pochino di olio sull'esterno, quindi qui. E siamo a posto. Bene, allora, per semplificarci le cose, prendiamo la guarnizione, la possiamo mettere sul coperchio e possiamo puntare già le viti così, in modo che la guarnizione non ci scivoli via e rimanga già in posizione. Mettiamoci qua, puntiamo quella sopra, e poi quella sotto. Controlliamo che la guarnizione sia nella sua posizione, e infatti. Serriamo le viti, come si fa con le ruote delle macchine. All'inizio, prima di stringere, le puntiamo tutte, le portiamo in battuta. Diamole una stretta senza esagerare, che tanto non ce n'è bisogno, cioè devono essere strette, ma sì, ma
ed ecco fatto. Adesso apriamo la presa a mare e verifichiamo le perdite, cioè accendiamo il motore e verifichiamo le perdite.